Grazie Giuseppe, buonasera a tutti. E come sapete a me le parole escono dal riparo dei denti un po' libere, per cui anche stasera dirò delle cose un po' diverse dagli altri. Comincio col dire che ho notato negli interventi che mi hanno preceduto delle differenze e secondo me vanno colte, perché i veri renziani, e mi permetto di usare questo termine anche se qualcuno non vorrebbe, sono attaccati e avversati in maniera feroce sui territori. Quello che sta accadendo a me, al collega Tolomelli di Argelato, a Baldacci, è veramente difficile da raccontare. Ci sono tre livelli di attacco in cui c'è il candidato nostro avversario che fa finta di fare i sorrisi a tutti, poi ci sono i suoi uomini che ci stanno denigrando e diffamando a tutti i livelli, e poi c'è il sottobosco che fa degli esposti, delle denunce, chiama i carabinieri, delle robe terribili. Quindi c'è una differenza sui territori tra chi ha veramente portato avanti lo spirito del cambiamento e del rinnovamento e delle situazioni in cui invece sembra tutto rose e fiori, perché in realtà c'è un accordo sotto. Quindi questa è una differenza che va colta, io la voglio testimoniare qui e voglio spingere tutti a lottare per il cambiamento. Se siamo qui è per fare davvero qualcosa di diverso. Ci sono alcuni comuni in cui questo cambiamento è già cominciato nel mandato scorso, come nel mio, e altri in cui non comincerà neanche stavolta. Ma la differenza purtroppo la si vedrà col tempo, perché le azioni amministrative che noi mettiamo in atto comportano delle conseguenze, non nell'immediato. Una buona amministrazione, come pure credo che ce ne siano, produce risultati dopo 5-6 anni. Una cattiva amministrazione allo stesso modo, perché uno può continuare a sperperare, a investire e a fare dei danni sul territorio che si vedono poi quando quella persona non ci sarà più e ricadranno su quello successivo. Per cui l'invito a cambiare davvero il metodo, l'approccio, è sincero, e voglio cominciare da alcuni esempi, perché se diciamo che dobbiamo stare di fianco ai cittadini, di fianco alle persone, dobbiamo essere civici, non possiamo pensare che ci tocchi sottoscrivere un documento programmatico che stanno elaborando nella direzione provinciale del PD, ma se c'è scritto che lì dobbiamo approvare il passante nord, io non lo firmerò. Dal PD, invece che le primarie farò le secondarie. Questo stai sereno, perché siccome ci siamo anche noi, certo, non ci sarà bene. No, so come la pensiamo noi, però cioè, questo argomento volete che ve ne dica un altro? Ci sono le unioni dei comuni, c'è la città metropolitana, allora non possiamo dire che stiamo con i cittadini, che li ascoltiamo, che siamo civici, che vogliamo riavvicinare il comune ai cittadini. Stiamo delegando tutti i servizi fondamentali alle unioni di comuni che non sono elette direttamente dai cittadini. Decide del futuro dei servizi un organismo che non è eletto direttamente. Vogliamo interrogarci su questa cosa, vogliamo pensare a come si possa fare altrimenti. Ed è la stessa cosa sulla città metropolitana, perché diciamo che dobbiamo abolire le province e poi istituiamo un organismo che non è ancora chiaro come andrà, da che parte andrà, adesso faremo tanti incontri, ma il cui presidente non sarà eletto dai cittadini, che verranno comunque a tirare la giacca al sindaco di Castellano. Allora, essere, scusate, ma a me questo termine piace tantissimo, che ho sempre detto che non lo sono, renziani, vuol dire le cose come stanno e fare le cose che si dice di voler fare. Questo secondo me è la sintesi estrema del principio, per cui io spero davvero che in questa tornata elettorale, che badate non è il 23 febbraio, le elezioni sono il 25 di maggio, e allora noi dobbiamo essere in grado, come Partito Democratico, innovato, con un nuovo segretario, con un nuovo stile, un nuovo metodo e una nuova direzione, di mettere in campo dei candidati che vincano le elezioni il 25 di maggio, perché ci stiamo scontrando brutalmente sui territori per vincere le primarie, ma le elezioni sono il 25 di maggio, e se alle primarie nel mio paese, che siamo i 14.000, vengono a votare 2.000 persone, ce ne sono altre 9.000 che non vengono, ma il 25 di maggio decideranno o di stare a casa, o di votare per noi, o di votare per qualcun altro. E noi dobbiamo continuare a governare questi territori, questi paesi, nel modo migliore che sappiamo fare.
Quindi attenzione a non spostare l'obiettivo e a non pensare che il problema sia il 23 di febbraio, perché sarà il 25 di maggio. Vi informo che sabato pomeriggio, 1 febbraio 2014, alle ore 16 a Castenaso, presso la sede del Comitato Elettorale Serventi Sindaco, che metto volentieri a disposizione dei colleghi, faremo una conferenza stampa di lancio di alcune candidature di renziani nell'agone delle primarie del Partito Democratico il 23 febbraio. E siete tutti invitati, ci sarà anche il buffet, una conferenza stampa, e vi leggo brevissimamente e velocemente il comunicato stampa e poi non dirò più nulla. Siamo un gruppo di persone che si propone di portare il rinnovamento di cui ha bisogno l'Italia anche nel territorio della provincia bolognese, candidandoci a guidare alcuni importanti paesi attraverso le primarie indette per il prossimo 23 febbraio e 2 marzo. Noi andiamo oltre anche alle federazioni, stiamo unendo Imola e Bologna già adesso. L'Italia cambia verso non può essere solo uno slogan, ed è inutile parlare di futuro genericamente senza riempire il progetto di contenuti e di azioni concrete per risolvere i problemi delle persone. E non si può più solo fare finta di ascoltarle per preparare il programma condiviso, come accadeva nelle vecchie liturgie della politica cosiddetta partecipata. Oggi è necessario che chi ha esperienza, professionalità e capacità si metta in campo direttamente, perché troppo a lungo è stato lasciato spazio a chi non aveva niente di meglio da fare che buttarsi in politica. Oggi siamo qui e ci presentiamo alle primarie aperte del nuovo Partito Democratico. Mi hanno già deferito al collegio di garanzia perché ho detto che le primarie sono libere e aperte a tutti, pensate un po'. Perché crediamo nel suo disegno politico e nel nuovo verso in cui sta indirizzando partito e paese il nuovo segretario. Per aiutarlo a mettere in pratica questa rivoluzione culturale ci candidiamo a guidare alcuni comuni della provincia bolognese che alle ultime primarie di dicembre ha dimostrato la grande voglia di cambiamento, innovazione e speranza dei cittadini bolognesi tutti. Alcuni di noi hanno già dato prova di questa innovazione politica, di buona amministrazione, lontana dalle logiche spartitorie di potere cui da troppo tempo siamo abituati, ed intendono rinnovare spirito di impegno per collaborare con gli altri, per accelerare il percorso di superamento dell'attuale stato politico, economico e sociale. Ci presentiamo, no? Chiediamo a tutti coloro che si riconoscono in questo spirito e nella determinazione del nuovo segretario del Partito Democratico di partecipare alle primarie e di scegliere per il vero cambiamento che noi, per storia, azioni e convinzioni, abbiamo sin dall'inizio abbracciato, perché siamo tutti chiamati, insieme, ad essere protagonisti di una nuova sfida di cambiamento e innovazione del modo di occuparsi e di intendere la cosa pubblica in questa fondamentale stagione politica attraverso la quale deve passare il futuro dell'Italia. Ci vediamo sabato pomeriggio.